Innanzitutto qua c'è una persona che magari conosci anche, Sbam. Grazie Mattia, Ciao, per il tuo. faccio anche da Cicerone oggi, Vai. faccio anche da Cicerone, no, è tutto a posto. Benvenuto in questo video, sono Andrea Maurizio Girardoni e prima di tutto ti devi iscrivere al canale e attivare la campanellina. E oggi dovevamo andare a girare a Misano, purtroppo guarda qua, no scusa non a Misano, al Jeepers, però purtroppo il tempo è quello che è. Avevamo anche il mezzo giusto per portarci a Misano a girare, ma invece che caricare la moto oggi andiamo a caricare un'altra cosa. Bam! Qua abbiamo preso questo mezzo, vero Gio? Che figata! Un mezzo per fare che cosa? Svam! Per andare in moto. Manca ancora la grafica sul furgone, ma questa arriverà. E qua è tutto pronto, ragazzi. Tutto pronto, solo che oggi non è la giornata giusta. Quindi, mentre guardo Mercurillo che mi guarda, quindi che cosa faremo qua oggi? Caricheremo un'altra cosa. Una cosa interessante. Vieni con me perché ne abbiamo presa una e da parte quella che abbiamo preso, vero Gio? Yes. C'è un numero interessante. Il numero è quello da parte, è un 46. 46, un VR47. Ah, voglio andare a vedere di cosa si tratta. Nothing out there could ever stop me. Meridionali, terronacci. Love me, keeping me up, two cups of coffee. Baby, you make me feel so la la la. Adesso lo prendiamo e lo portiamo a casa. Lo proviamo immediatamente. No, settimana prossima lo proviamo. Allora, questo bel furgone lo brandizzeremo tra poco. E appena arrivato, e non vedo l'ora perché secondo me hanno fatto una grafica molto figa. Fine, ma figa. Siamo arrivati, eccolo qua. Wow. Ce n'è uno da parte giallo. Innanzitutto qua c'è una persona che magari conosci anche, Sbam. Grazie Mattia, Ciao. Per il tuo. Faccio anche da Cicerone oggi. Vai. Faccio anche da Cicerone. No, è tutto a posto. Tutto già preassemblato, arrivi a casa, attacchi il computer, attacchi lo schermo, accendi e poi guido. E poi guido, quindi tutto a posto. Fanato, ovviamente tutto top level per il nostro amico Andrea. Quindi volante Fanatec Podium, pedaliera Fanatec Podium. E Samsung 49 pollici ultra wide, che adesso lo vedete nella scatola, lo abbiamo montato, e poi tutti i computer e roba varia, che è tutto lì in scatola, quella lì è tutta roba di tutta questa qua è tutta roba mia? Tutta roba di Andrea. Interessante, quindi oggi ho già capito che sarà giornata di montaggio. No, oggi è più che giornata di montaggio, di giocaggio. Giocaggio? Ok. Sedile monoscocco in carbonio, sì, abbiamo fatto questa collaborazione insieme a un'azienda del nord, che non ti faccio nome, però che lavora molto bene. Quindi monoscocco in carbonio, spugna in memory. Insomma, abbiamo fatto un bel giocattolino, dai. Bello piccolo, tutto compatto, senza fili. Se mi metto a montare io, spanno tutte le viti. Questi qui i cavi ce li hai già che ti escono. Ah, ok. Che sono l'alimentazione e il display port del coso, e vanno al monitor. Bene o male la posizione è questo qui. Il monitor deve stare, dopo, perché dopo te lo devi regolare, più o meno a questa altezza, all'altezza di questa base qui. Ok, quindi piatto, ok. Incredibile. Ti dico, te lo giuro, veramente, io la prima volta che ci ho giocato. Cioè, prima io giocavo con la PlayStation, così dici, vabbè, dai. Ci proviamo. Sì, è un gioco. Qui è reale. Ok.
eccoci qua, tutto pronto. E abbiamo qua i campioni che giocano. Come va? Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Ieri sera è stata una serata lunga. Era da quando avevo 15 anni che non giocavo, anche se ti dico la verità, questo tutto mi sembra tranne che un gioco. E fino a oltre la una di notte. Infatti sono un po' scombussolato, di solito vado a letto molto prima perché la mattina mi piace svegliarmi presto. Però ragazzi, questo è uno strumento pazzesco. Io ero rimasto a Gran Turismo 2 con la PlayStation quando era appena uscito, quindi magari tu sai in che anno era uscito, scrivilo qua sotto. Dopodiché non ho mai più giocato ai videogiochi. E ripeto, più che un videogioco mi sembra proprio uno strumento professionale per chi fa il pilota e per l'allenamento. Infatti mi sono allenato ieri fino alla 1 appunto per Vallelunga, perché nelle prossime settimane ho due gare a Vallelunga. Una gara con le moto, quindi 4 giorni, perché in moto inizierò il giovedì, però almeno adesso so da che parte gira il circuito. E la settimana dopo una gara con le Predator, quindi saranno due weekend molto interessanti, molto interessanti. E penso che questo un pochettino mi abbia aiutato non a girare più forte, ma almeno a sapere da che parte va la pista. Iscriviti al canale perché ci saranno un sacco di video, non solo sulle auto, le moto, il simulatore, ma anche sull'immobiliare, su come fare per guadagnare di più. Insomma, ci saranno un sacco di novità nei prossimi mesi, quindi devi iscriverti al canale, attivare la campanellina e iniziare a seguire questa faccia, perché secondo me ci divertiamo insieme. Ciao da Andrea Maurizio Girardoni, alla prossima!